Ciao amici e amiche, uno sprazzo di Alaska, un camion spettacolare, 10 ruote e un trasporto di due container in una volta sola. Perché alla Marco Trams SPA sapete che non si perde tempo, tutti i trasporti che voi volete che ne facciamo, li facciamo, li facciamo. Vediamo, non ho brancato dentro il cartello, incredibile raga. Allora, questo gioco è fantastico, si può anche come dire, giocare col volante. Vediamo se si blocca. Allora, AVD e blocco differenziale attaccati, 20 litri minuto. Non male direi come consumo, calcolando che sto spostando un camion sul ghiacciofango da 10 ruote con due container e un altro camion sempre da 10 ruote, 2, 4, 6, 16 ruote quello che è dietro, eh? Ok, sta andando un po' maluccio la storia. Allora, devo tirarmi fuori. Ok. È quello dietro che mi sta tirando un po' scemo, eh? Ai, ai, ai il cartello. No, il cartello di legno. No, no. Appena appena piegato raga. Bene. Fare attenzione qua a tutte le ruotacce, eh. Allora, questo gioco è incredibile, ci sono anche le mod che potete scaricare, amici. Mi è venuto addosso. Si può giocare in quattro. Urca. Allora, dentro è così, raga. Guida a sinistra. Niente male, direi. Come si fa a guidare. Anche bello stabile, credo, eh. Anche quello dietro è bello come camion, però questo è più da fangazza. Gli ho messo le gommette da fangazza, però non c'ha, non battistrada un po' grosso, non c'è le gomme, c'è le catene, quindi credo che qua va bene. Quando effettivamente entriamo dentro nella neve alta le cose si complicano. Allora, adesso io prendo giusto giusto qui, giusto giusto qui, passiamo tranquilli qui al porto. Carichiamo. Ok. E già che ci siamo, facciamo
benzina. No, missione completata. Consegna la torre radio e trasporto Scorp Scout. Vediamo che tipo di missione c'è. Questo possiamo anche lasciarlo qua al porto, eh. Azov, questo è l'Azov, ragazzi, è russo, è un mezzo russo. Allora, vediamo un attimo. Alla cisterna, la torre. Quest'area di servizio io non l'ho mai vista. Possiamo anche per l'amico Filbo, amico di Twitch, amico mio e amico di tutti, grande Phil, guido da dentro, perché lui diceva guida da dentro, guidi sempre da fuori. Questo camion è una bestia. Allora, effettivamente potrei andare su di qua, però di quasi ci vado. Così voglio mettere alla prova questo bel alto sulla neve. Caspita, non è proprio il tracciato da camion, eh? Però tende a non ribaltarsi, eh? Allora guarda di qui in mezzo agli alberi, perché lì non ce la farei. Sì, è una bella bestiolina, eh? Qua non c'è missione, potevo andare dall'altra parte che era meglio. Allora, sospensioni alte, altissime, tante gomme,
Allora, andiamo a destra. Non so neanche che zona è. Potrei aver confuso le mappe. Allora, la cosa bella, diciamo, è che se anche vi sbagliate c'è il recuperamezzo, caspita, che vi porta sempre al punto di inizio. Allora, questo veramente, veramente viaggia forte, ragazzi. Viaggia forte, ragazzi. Guardate che cosa c'è qui! Ah, qui c'è solo trivelazione, eh? Io non so neanche se per questa cosa in trivelazione qua ho un camion adatto. Qui ci vuole un camion bestia proprio. Vediamo un attimo. Questo forse, l'unico. È l'unico secondo me. Tacchettate. Qui ci siamo. Secondo me è quella alta, è il gancio alto. Ce ne sono alti. Slope compatibile roll? No. Questo è. Ma questo e questo. Che cosa avrebbe da cambiare? Thank you.
gomme chiodate. Ma questo è un mezzo militare, eh? Orca. Guarda che roba. Allora, le sospensioni sono belle toste, eh? Va anche bello storto, eh? Diciamo che sono su di velocità. Se vogliamo essere sinceri, un po' troppo la velocità. Ah sì, era qui che non riuscivo a entrare, era qui che non riuscivo a entrare, ragazzi, non riuscivo a entrare mai. Qui non si riesce a entrare mai più niente però. Quanto fango c'è? Porca roca! Beh, almeno per questo ci sono passato. Madonna! Allora, ah, quindi se si faceva il giro lungo... ma il giro lungo di lì con quell'altro è un po' dura, eh? Ma io ho la mia preoccupazione come tiro fuori la gru. C'è fango, ma c'è tantissimo. La mia preoccupazione è come tiro fuori la gru da là. Qui c'è un passaggio. Ma non va di là. No, per passando fuori da lì devo per forza finire con questa, raga. Questo è un camion militare ai mod, eh? Modificato delle mod. Camion che bisogna comprare, quindi allora, visto che ci sono, faccio prima la missione. Vediamo se riusciamo da qui. Miseria.
l'attività con un altro mezzo era una cosa incredibile. Ah, mi sa che non dovevo andare di qua, credo, eh. Ah, ma è una di quelle piccoline. Sì, la porta, tranquillo. Devo prenderla dal gancio davanti, raga. Dai, 100. Quindi la portiamo su così. Missioni, piano finito. Caspita, qua ci passiamo stretti stretti, eh. Dove è? E pareva che bisogna andare di là. Cazzo. Ok. Fammi girare, ciccia. Poi ti porto. No, no, mi sto passando tutti i punti, ce n'è un miliardo. Ma perché devi fare tutti questi punti di attacco? Eccolo qua. Guardate che cosa sto facendo sto carretto. E c'è dentro la benzina, raga. Ok. Controlla la linea elettrica ABC. Ok, io volevo soltanto andare adesso a sto punto a vedere qua e qua.
porca. Questo è una belva. Si vede che è militare, eh? Questo era un po' come l'Astra quando avevo guidato. Ma io dove sto andando? Eh sì, è qua. Ah, me la ricordo qui. Cacchio! Devo andare di là! Incredibile, raga! Mamma mia! Guarda. Guarda che belva! Questo è un camion militare! Con questo si possono fare cose incredibili! Per vedere se si può prendere quella bestia di gru. Litri, no, o meno. Ai! Ok. Un attimo. Siamo arrivati, raga, siamo, sembra, allora mi sembra incredibile, però quell'azzo lì non ce la fa tirare quella, se non ce la fa questo, ragazzi, io non ho più parole di chi può tirare questo carro, se non lo tira questo qui, non so proprio chi possa tirarlo. E non credo che lo collega. L'ha collegato? L'ha collegato davvero? Sì, l'ha collegato, raga. Mamma mia! Ma vi rendete conto? Guardate cosa sto tirando. La trivella. Sono riuscito a attaccare la trivella, raga, non ci sta neanche nell'immagine, incredibile, 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 guardate che roba. Guardate che roba, ragazzi. Marco Drums e la trivella. Non so dove devo portarla, non so perché devo portarla, ma io so soltanto che è una figata assurda. Fermiamo il motore perché non so effettivamente dove va portata sta trivella. Incredibile. Al generatore, semirimorchio. Allora. Magari non ho neanche la missione, eh?
Consegna il porto cosa? Ah, è questa, è. Sì che la facciamo. Sì che la fa... Ah, al porto devo portarla. Venti ruote a rimorchio, 8 ruote a motrice. Attenzione, attenzione, attenzione Drum, attenzione Drum. Non ribaltiamo questo che non lo tiriamo neanche su con 7 gru. Attenzione Drum. Tira, tira con quel bel camioncione. No, l'ho presa un po' troppo stretta. Ok, allarghiamoci un attimo raga. Bravo, bravo camion. Porca miseria. Andiamo a capire. L'unico modo per arrivare al porto è questo qui. E qua ragazzi, qui ragazzi, qui ragazzi, non so. E qui ragazzi io davvero non so cosa dire, cosa dire, cosa fare, cosa pensare, dire, fare, baciare, lettera, testamento. Vabbè, non è proprio così però. Sto mandando la foto al mio amico Alessandro. Ecco qua. Tanto per far capire l'entità della cosa e che non si poteva arrivare ad altro. Con un camion normale. Allora, per girare dentro di qui, amici miei, io devo fare. No, ma non è qua. Quindi non devo fare niente. Attenzione. Caspita ragazzi, io non riesco a vedere il fondo di morchio. Allora qua dobbiamo andare a fuoco ragazzi. Urca, mi è impazzito il camion davanti. Ma questa missione è tanta roba. Allora, visto che a destra sono rimasto bloccato, proviamo ad andare a sinistra, amici miei. Io non riesco a vedere neanche la parte davanti del mezzo, ragazzi, da quanto è lunga. Ah. Niente, qua non c'è verso. Torniamo indietro. Come mi tiro fuori qui, ragazzi? Qui è un casino, eh. Qua secondo me
dobbiamo arrivare anche con un altro camion come questo. Vediamo se riusciamo a tirarci fuori solo esclusivamente con un po' di vericello. Miseria, mo, guarda che robo! È un camion all'altro militare. Questa è il coso per trivella. Il vericello è una bella bestiolina, eh? L'albero qui si sta scannando.
Allora, questo lo imbarcheranno tutto sulla nave, ragazzi. Abbiamo fatto un sacco di roba. Ed è veramente incredibile. Era impossibile portare questo rimorchio senza avere un mezzo come questo qui. Comunque, se avete bisogno, chiamate l'800 3 e 4 Drum, chiamate subito che vengo io con questo camion made in, questo qui è proprio esercito, vengo e vi faccio il trasportozzo. Incredibile, guardate che roba, guardate che scena. Questa sarà la copertina della mia live. Guarda, amore mio, che bella la scena, camion gigantesco, rimorchio gigantesco, gru gigantesche, nave gigantesca. Che cosa c'è di più bello di fare una bella fotografia con un camiozzo così e uno scenario del genere? Va bene, ragazzi, consegniamo, vediamo quanti miliardazzi ci dà. 360 punti. Oddio, mi aspettavo qualche soldino in più, però. E qualche... Comunque ci siamo levati dalle scatole quella missione incredibile. Allora, amici, io vi ricordo di iscrivervi sul mio canale YouTube, qui dove posto il video, quindi iscrivetevi. Magari ci metto per la mano. Iscrivetevi al video se vi piacciono. Allora, non devo riparare, amico. Rifornire. Ok, 500 litri di roba. Ok, raga, allora io parcheggio questo mezzo incredibile qua al porto. Ok, spegniamo il motore e dalla flotta di mezzi di Marco Drums Games Channel, che vi saluta, vi aspetto al prossimo video di SnowRunner col GVC Goliath. Incredibile, ragazzi, incredibile mezzo, fantastico, ho portato una gru pazzesca. Io vi saluto, mi ricordo di guardare in descrizione dove ci sono i link di Twitch, il link di YouTube qua chiaramente dove c'è il video. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace ai video che vi piacciono e iscrivetevi alle live di Twitch, che potete entrare, chattare, giocare con me, possiamo fare tante domande, possiamo anche divertirci soltanto mentre guardate la televisione, mentre fate altro, e noi ci comunque possiamo chattare, possiamo giocare, possiamo fare le cose insieme. Tantissimi giochi al day one, li ho presi tutti, e mi raccomando anche Series X, tra l'altro, oltre PlayStation 5, e mi raccomando di iscrivervi anche ai miei social, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok e Discord. E stiamo facendo un progetto con l'amico Thor, l'amico Zubituzzo e tanti altri amici, quindi speriamo che vada tutto bene, venite nelle nostre live che ci divertiamo, venite a vedere i miei video per vedere i giochi come sono. Se volete chiedere qualcosa in particolare, scrivete che io vi faccio vedere qualcosa del gioco in questione, SnowRunner o di altri giochi. Commentate comunque. Ciao amici, alla prossima. Ciao. Ciao.